benvenuti su Life Taste TV per una nuova puntata di 180 secondi di vino. Siamo a Gavi, più precisamente a Monte Rotondo, nella parte del Piemonte meridionale, proprio ai confini con la Liguria, per conoscere il vino Villa Sparina Gavi DOCG. La tenuta Villa Sparina comprende 100 ettari di proprietà, di questi 60 sono coltivati con vigneti, principalmente di Cortese, che è alla base della produzione del vino Gavi DOCG. I vigneti sono circondati da boschi e influenzati positivamente dalla brezza marina che arriva dal Mar Ligure. Il clima in questa zona è caratteristico, viene definito pedemontano appunto, ed ha per la produzione vitivinicola una fascia che viene definita fascia del fruttato, in quanto i vini raggiungono una complessità spiccata e dei particolari profumi. Il nostro Gavi DOCG, abbiamo detto 100% vitigno cortese, viene prodotto tramite una fermentazione di 3 settimane con temperature controllate di 18 gradi e poi una in acciaio e poi una parziale fermentazione malolattica. Ma adesso andiamo ad aprire questa splendida bottiglia. Degustazione. Il vino è di un color giallo paglierino chiarissimo, è proprio molto brillante. Al naso ci regala sentori di frutti e fiori. Troviamo come riconoscimento delle note di pesca. Andiamo ad assaggiarlo. È un vino estremamente ricco, corposo, morbido. Questo sicuramente è dato anche dalla completa maturazione delle uve. Stupendo vino per un aperitivo, lo serviamo a 6-8 gradi. Durante il pasto invece lo serviamo almeno a 12 gradi. Accompagna egregiamente tutti i piatti di antipasti magri, leggeri o primi conditi con salsa a base di pesce. Oppure secondi di pesce pregiato. Il mio abbinamento di oggi è un abbinamento con un piatto della zona di origine, il tagiarin al tartufo, pasta all'uovo condita con burro, parmigiano e tartufo. Io anche per oggi ho concluso, vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Life Taste TV. Un saluto da Federica. Tchau!